Da 3 settimane vive a Varese con la sua famiglia lontano da quella che pian piano sta diventando la sua seconda casa, lo Zaccheria, a Francesco Viscomi. Manca Foggia e la sua quotidianità, dagli allenamenti duri alle battaglie domenicali in mezzo al campo. Noi non possiamo far altro che essere onorati e contenti di avere la possibilità di vestire questa maglia e di giocare in quello stadio che è un qualcosa di incredibile, veramente ti dà delle emozioni. Io ho ancora la pelle d'oca se devo pensare a determinati momenti che ho vissuto nel mio piccolo in quest'annata, come può essere il gol di Torturi al 95esimo, il boato che c'è stato in quella partita lì, me lo ricordo come se fosse ieri, o a tante altre emozioni. È un qualcosa che ti dà tantissimo e il tifoso foggiano ti spinge veramente dal primo secondo all'ultimo. L'augurio in ogni caso è che si riprenda presto a giocare per continuare la corsa sul Bitonto verso il sogno chiamato Serie C. In cuor mio spero con tutto il cuore di poter tornare in campo a prenderci quello che ci hanno tolto, ovvero la possibilità di vincere il campionato, di gioire insieme ai nostri tifosi, di lottare fino all'ultimo secondo. È un qualcosa che mi auguro che ci sia la possibilità che non si fermi qui il campionato, perché vorrebbe dire aver buttato via 7 mesi di davvero grandi sacrifici da parte della società, da parte di tutti noi.